Ciao, oggi anticipo di un quarto d'ora la diretta, tanto poi so che la vedete quando avete i vostri attimi di silenzio per i fatti vostri, quindi penso che non dia fastidio. Buongiorno a tutte, sempre pronta per darvi novità sia su outfit che novità per cose diciamo un po' sfiziose e sapete che ci tengo tanto anche ad abbigliamento per persone pratiche, veloci tutti i giorni, perché è vero, è bello vedere tante immagini, tutte così tipo fotografate di queste donne perfettamente messe, ma si sa anche che la vita è un'altra, quindi bisogna andare anche su cose pratiche, spicce, belle però di qualità da usare anche tutti i giorni, che vi vestano ma vi facciano sentire anche molto a vostro agio. Allora, io partirei subito perché, come sempre, vado in panico perché dico cosa faccio vedere oggi, cosa ho fatto vedere oggi, questo l'ho già fatto vedere, l'altro l'ho già fatto vedere, metto qui roba, poi mi giro e dico questo è troppa. Quindi cerco di rendere le cose un pochino più veloci. Parto subito. Questo è un abitino di tensione in ecopelle, un'ecopelle morbidissima, molto anche elasticizzato. Ma non è uno stoccafisso, quindi è molto bello. Finito con questa cerniera, come potete vedere, color oro, quindi segue leggermente il corpo e non aderisce, quindi va giù bello morbidino. È tagliato vivo, quindi sta a voi poterlo anche accorciare se è troppo lungo per i vostri gusti. Vedete sotto questo stivale? Questo è uno stivale che ho trovato perché mi piaceva molto, diciamo gamba tubolare, tutto in pelle, semplicissimo, pulito, ha solo questa fibbietta laterale color oro, veste bene tutti, vi faccio vedere con la mano, che ci sta la mano, quindi io non ho un polpaccino di quelli così fini fini fini, ma un bel polpaccio, quindi non aderisce, scorre e potrebbe starci con un polpaccio leggermente più grosso, quindi non c'è problema. Veste molto bene e mi piace il fatto che salga dritto e dentro ha il tocco magico, ossia è leggermente rialzato ma non si vede proprio nulla, è fatto veramente molto molto bene, quindi anche per la schiena è comodissimo e anche per l'altezza da quelle 2-3 cm in più che non fanno mai male alla salute. Allora, quest'abito l'ho trovato anche nella taglia M che prima ho provato per darvi delle indicazioni, che rimane un po' più lunghetto, quindi anche questo vediamo che non è una misura sconvolgente, quindi facilissima da usare perché partendo molto gli stivali, non vi ho detto il prezzo degli stivali, sono 129 euro, è tutto in pelle ed è veramente molto morbido e leggero, non è uno stivale troppo pesantone. E ho trovato anche il testa di Moro, finito sempre con la cerniera, con la zip dietro color oro e viene 96 euro. L'eco è morbidissima, veramente un guanto, veramente bello, 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 semplicissimo. Se vi ricordate è lo stesso modello di quello che hanno fatto in stoffa che ho ancora nel color bordeaux, che è un colore che è partito quest'anno ed andrà ancora molto. Ok, questo è taglia S in stoffa elasticizzata, stessa forma dell'abitino che indosso io, 53 euro, mentre il mio 90, 96. Quindi c'è testa di Moro taglia M, è un pochino più lunghetto, più morbido, veste molto bene e lo lasciamo qui. Sempre rimanendo in tema di ecopelle, è arrivata questa gonna svasata, adesso vedrete che partiranno molto, quest'anno va di tutto, quindi anche quando quest'anno mi dicono Cri che cosa va, tutto quello che vuoi se è alla moda, magari ci sono delle cose, dei colori, delle nuance che danno quel tocco di freschezza, di novità dell'autunno-inverno, però come forme va il lungo, il raso, adesso parte come un taglio. Questa gonna svasata, sempre in eco, questa è testa di Moro nella M elasticizzata, veste bene, non ha una banda troppo alta che schiaccia in vita, quindi vedete che ha solo un bordino delicato sopra, è svasata un po' anni 70, quindi anche questa andrà o con lo stivale come il mio o con lo stivale
tipo quello anni 70 col tacco grosso, sempre tubolare, oppure sta benissimo, l'ho vista presentata anche con una calzina spiritosa, mi arrivano anche le calzine un po' gioiellino, e un mocassino, sopra un semplice maglioncino pulito, anche qui sta bene il bordeaux, sta bene il rosa cipria, sta bene il panna se volete staccare, il verde oliva, tutti colori molto molto caldi. E per rimanere in tema del colore testa di moro, questa gonna viene 57 euro. Vi faccio vedere come potremmo abbinare il tutto mettendoci una borsa bijou intrecciata botalata con una forma, diciamo, un po' unica, con questa pattina davanti che chiude sopra alla zip, sempre il nostro pellame, che più lo usi più è bello. Questo è il cioccolato e viene 110 euro. Poi volevo farvi vedere questa, che è la famosa tracollina piattina davanti, color cioccolato, anche questa, semplice, leggera, è un guanto. Qua abbiamo una pelle martellata, tutta finita con dell'intreccio, e un manico con le catene per renderla un pochino più luminosa. Ma molto molto semplice, pratica, veloce da buttare un po' su tutto, da poter tenere anche tracolla a 64 euro. Ok, e infine vi faccio vedere la borsa. Adesso qua ha messo davanti la Luisa una collana stupenda, perché mi sono arrivate tantissime collane, una più bella dell'altra. Adesso qua non la tolgo perché lasciamo questa luminosità, ma questa è la borsa, è una shopper con manico finito, tutto sempre con l'intreccio della pelle doppiato, quindi bello resistente, colore sempre cioccolato. Borsa, vabbè, borsa che parla da sola, ma se voi usate la vostra gonna testa di moro, mettete su un bel giaccone e questa borsa, la qualità parla da sola e viene 145 euro. Vado avanti. Allora, oltre, io intanto vado avanti a farvi vedere cosa va con un po' il cortino, con lo stivale. Allora, è arrivata questa gonnellina. Guardate che bella, è una gonnellina, la chiamerei stile collegiale, tutta con queste pieghe. Vedete la fantasia all'interno delle micro paillettes. Non so se riuscite a vederle, color oro, ma sono proprio micro, e il colore dentro caramello, beige e nero. Quindi qui sopra possiamo finirle semplicemente o con un maglioncino pulito, semplice, nero, e lo stivalone alto, così proprio che vi abbraccia, arriva sotto il ginocchio e slancia tantissimo la gamba. Oppure possiamo benissimo metterci anche una camicina, se è per la sera, color burro, così all'interno un po' scivolata, lasciata un po' aperta, infilata all'interno, così che schiariamo il tutto. Questa camicia è in viscosa, semilucida, manichina coperta. L'ho presa perché sono sempre quei pesi intelligenti da mettere sotto le giacche, quando le giacche devono anche un po' scorrere, che non vi dà fastidio se mettete subito sotto magari la maglina, avete anche oltretutto caldo. Viene 49 euro, color burro. Allora, se la lasciate fuori, va giù bella morbida, copre bene anche il sedere. Oppure messa all'interno non vi fa troppo fagotto anche davanti sulla pancia. Quindi sono queste misure facili, e questa gonnellina viene 66 euro. Poi l'ho trovata nera, sempre stile collegiale, con a 57 euro, da una parte liscia, mentre dall'altra parte le tre pence. Queste minigonne torneranno molto, era da tempo che non andava la minigonna, e quindi chi vuole usare, ragazze, qua sono pronte per voi da provare. Poi, oltre a questo, stando sempre in tema di ecopelle, ho trovato questi pantaloni meravigliosi in ecopelle, morbidi, ok? Sono fatti un po', come dico io, a palloncino o banana, quindi pizzicati sul fondo. Li si usa velocemente tutti i giorni, anche con una scarpa da jean, un mocassino, anche con una ballerina. Arrivano proprio alla caviglia.
fanno vedere la scarpa, non sono lunghi, sono come tutti i pantaloni che finiscono così, sono morbidissimi, ma l'intelligenza che hanno l'elastico, quindi questa è una S, ma può vestire anche un pochettino di più e viene 48 euro ed è disponibile nella taglia S, nel nero e nel testa di moro, mentre ho trovato una taglia L nel nero. Quindi se siete affascinate dalle copelle, venite a provarle perché queste sono proprio delle novità e hanno il solito taglio di quei pantaloni che vi faccio vedere sia in stoffa che in jeans, che dopo vi farò vedere anche in jeans, quindi diciamo non ingrossano la parte sopra e stringono appena appena, pizzicano sul fondo, quindi sono molto belli, indossati e slanciati la gamba. Per chi è fortunato, ho trovato ancora una taglia S del famoso jeans maculato che è piaciuto tantissimo. È rimasta, ho trovato ancora una taglia S perché hanno finito proprio tutta la stoffa, quindi siamo a 37 euro. Chi volesse venire a provarlo, io ve lo dico perché magari mi dimentico di informare e invece lo dico pubblicamente così so di avere informato. Dopodiché sono rientrate tutte le camicie che sono piaciute tantissimo. Queste qua cortine che io abbinerei benissimo anche a una gonna così, farei total chocolate, quindi gonna cioccolato, camicia cioccolato in raso, piace tantissimo questa camicia perché è cortina, veste, dà quel tocco un po' di eleganza, collo ad anello, bottoncino dietro, polso finito un po' alto, quindi farei total cioccolato sopra una bella collanona e sopra un giacchino anche corto. In questo caso metterei sopra, dopo vi faccio vedere tutto il resto, metterei sopra anche una giacca così color visone, che è un giaccone non troppo lungo, non troppo corto, fatto chanellino, collo come potete vedere a giacca e le due pattine fuori, le due taschine, ed è tutta foderata e viene 74 euro. Questa camicia è a 39 euro in viscosa e è disponibile nel color visone, nel color burro, burro, visone e cioccolato. Sono camicie che spesso, soprattutto in questa stagione, risolvono un po' di soluzioni, soprattutto se avete qualcosa di un po' importante, una cena, volete riciclare anche un pantalone, ma volete dare un tocco nuovo. Queste sono soluzioni intelligenti perché scivolano bene sotto le giacche oppure messe da sole, comunque sono già un capo finito e sono taglia unica, quindi vestono molto bene. In questo caso, questa è quella cortina da usare con il pantalone a vita anche alta oppure con una gonna che hanno proprio la lunghezza giusta che slancia. Altrimenti, se voi preferite, sono rientrate tutte queste camicie che sono piaciute tantissimo, vestono tutte le taglie, anche le più over, è rientrato il color bordeaux, vedete? Tutti bottoncini davanti, veste molto bene il giro manica, non ha il punto spalla, la potete lasciare anche aperta con sotto un top e vi fa da giacchettina, dipende dall'ambiente in cui siete. Poi è arrivato il rosa, questo rosa antico, il burro ed il visone. Molte di voi me l'hanno chiesto e quindi vi dico sono rientrate. Allora, e anche lui, l'immancabile nero, che quest'anno vedrete un po' di più perché quest'anno il nero spinge. Altra cosa che vi faccio vedere. Allora, partiamo con i pellicciotti, li ho ritrovati, quindi ve ne faccio vedere uno a uno. Vengono 53 euro, sono i pellicciotti spiritosi, belli, facili, spumosi, vi vestono, vi danno quel tocco un po' di arriva l'inverno, ma non arriva proprio subito, ma finiscono poi un look comunque, perché potete metterli su un abitino, su un jeans, su un pantalone, un po' su tutto, su una minigonna, guardate che bella, anche così. Mini sotto, ecco, l'immancabile omino che deve cadere perché altrimenti non è mercoledì. Questa gonnellina sopra questo pellicciotto che è morbidoso e anche calduccio ed è color avorio. Poi abbiamo il nero, black is black, qua perle irriducibili o quelle che non vogliono rischiare.
nero, andiamo di nero, tri, andiamo di nero. Beh, riproviamo tutti poi, dai, andiamo di nero, ok? Questo. E infine ho trovato anche, questi scivoleranno, il marrone fango. È un bellissimo marrone perché lo si abbina un po' a tutto, sta benissimo anche sugli avorio, sul chiaro, sul nero, guardate come sta bene anche sul nero, sul grigio sta bene. E questo è il colore nuovo che ho trovato, ecco, così spumoso. Se avete voglia di essere un po' nuove, questo è un capo facile, veloce, pratico, potete metterlo anche su un giubbino di pelle che vi completa il tutto. Dopodiché, eccoci. Allora, sono arrivati dei capi stupendi in maglia, perché adesso queste sono le soluzioni che richiedete di più. Cri, voglio qualcosa che non sia ancora troppo pesantone, ma qualcosa di nuovo, bello, particolare. Qui abbiamo un cardigan taglio kimono, base chiara, con tutte queste righe color cammello, manica particolare che scende dritta, quindi larga, se volete la potete anche risvoltare, ma è il bello di questa manica che è larga e dondola insieme a tutto il cardigan. È bello perché veste un po' tutte le misure, dà luce e è quel tocco nuovo quando non avete ancora giustamente l'intenzione di metterne il piumino né qualcosa di troppo pesante. È una cosa facile, la buttate su, la tirate giù, la mettete in macchina, la lasciate lì, è una cosa velocissima ma che vi dà l'idea di novità e viene 66 euro. Se invece avete voglia di qualcosa di un attimo più, diciamo, particolare, dai, facciamo uscina, arrivo. Oddio, devo tagliare la cerniera da sola. Per fortuna ho le braccia, per fortuna mamma mi ha fatto le braccia troppo lunghe, che almeno riesco a togliermi da sola i vestiti. Grazie mamma ad avermi fatto le braccia troppo lunghe. Aspetta. Questa è la gonna che sta andando tantissimo in raso. Vediamo se l'ho messa giusta. Ok, adesso sotto io ho lo stivale. Allora, vedete che quando mi dite no, prima chi ci sta dentro, guardate, è tagliata in spiego, quindi questa gonna viene, ok, poi all'elastico in vita, è disponibile anche nel colore nero, ok, nel colore che indosso io, che è il bordeaux, viene 33 euro, poi vedo da qua il color rosa cipria e il color cioccolato. E sono delle gonne facili, perché questa adesso io sullo stivale magari la metterei o con un mocassino, con una scarpa da gino, con un texano che sta benissimo. Sopra qua cosa ci metto? Metto questo fantastico spumoso cardigan, guardate che bello, bucle nero e bordeaux. Ma voi mi vedete, vero? Perché mi vedo tutta una macchia nera. Nero e bordeaux, vedete, è zebrato così, bellissimo, caldo, scaldotto, tutte queste frangiotte. Ma guardate che bello, ho buttato su, caldo, leggero, nuovo, colore diverso dai soliti. E ce l'ho anche nel colore bianco e nero per chi vuole luce, 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 luce. E viene 75 euro. Bello perché è anche bello lunghetto e qua vi permette di mettere sotto anche, vestirvi tutte di nero e dare questo tocco. Poi voi mettete questa bellissima borsa così e siete pronte per un'ape. Ciao amica, sono qui, dimmi, perché mi guardi così, eccomi, vedete, così mi piace tanto. Ok, avanti, questo lo tolgo e metto altri giacconi che sono appena arrivati. Aspettate, che sono questi. Allora, eccolo qua. Sono arrivati due giacconi in panno neri. Sono quei giacconi che vanno benissimo adesso perché non sono foderati. È un panno non troppo pesantone
e ha queste forme. Questa è una ditta che si chiama Nails & Chic e molte di voi la conoscono perché fa dei tagli un po' particolari. Quindi non c'è il punto spalla, taglio over, manica, potete tirarla su e giù in base alle vostre braccia, visto che io le ho lunghe, lascio un pezzettino su, ma a me piace anche tutta giù. Tasche, vedete che sono state applicate, vedete, in sbieco, così, bottone a automatico con questo particolare sopra, così, ed è bellissimo perché ha questi due tagli, un giaccone over. Questo giaccone piace a chi piacciono i tagli un po' diversi dal solito, non il dritto, non quello che segue troppo il corpo, ma a chi piacciono i tagli over. Quindi è bellissimo perché veste bene anche chi ha i fianchi un pochino più tondi. Ed è un panno morbidoso, non pizzica, perché se no non lo prendo se pizzica, e fa un po' la differenza nel taglio anche se è nero, perché comunque a volte dici no, è nero, ma sappiate che il taglio, gli spacchi, il bottone in particolare fa notare che il capo è un po' diverso dal solito. Ma per chi volesse qualcosa di più corto, perché magari slancia di più, oppure usa di più i pantaloni, oppure è pratico per andare in macchina, allora aspettate, questo giaccone 109 euro, mentre questo è suo fratello. Ma è fatto a K con bottone chiuso qui, bottone chiuso qui. Guardate che bello. Qua scende più lungo dietro, più corto davanti. Taschine, dove sono queste? Taschine sempre così laterali, collo un po' alla coreana, un po' alto. Guardate che spettacolo. Questo veste benissimo. Chi vuole nascondere anche il sedere qua ha un pezzettino che scende, nessuno vede niente, e poi quando io vi dico stai così morbida e voi fate così, ma si vede, ma chi viene sotto a vedervi le vostre cose? Se qualcuno si azzarda a venire sotto a dirvi oh, fammi vedere cosa c'è lì sotto, parte uno schiaffone immediato. Cioè voi tranquille, quando mettete queste cose cadono da sole, stanno lì. Tutte le volte mi dite ma guarda qui, ma chi viene lì a dirti oh, fammi vedere lì sotto un attimo. Fatti i cavoli tuoi, 5 minuti che dopo ne parliamo. Guardate, cioè questi sono capi che voi quando li mettete, pam, vanno lì da soli a coprirvi le cose che vi servono, senza andare voi a far vedere, non dovete far vedere niente. State serene, serene, tranquille. Questo è bellissimo comunque, se avete voglia di venire a provarlo, è un panno veloce. Ecco che ci sarà la solita che mando a quel paese, vedete, aspettate. Ti lascio giù, ok? Il bello di essere da sole è che fai tutto. Dai. Adesso vi faccio vedere un altro abitino che è appena rientrato. Allora, eccolo qui. Questo è l'abitino della Duda, smanicato, sempre fatto un po' a gonnellina, che svolazza. Anche questo stupendo con lo stivale. In un crepettino leggero elasticizzato e viene 59 euro, taglia S questo, poi ho la M nell'altro. Poi vi faccio vedere questa bellissima maglietta di tensione che veste molto bene, vedete che non è piccolina, non è troppo asciutta, tutti i microcristallini davanti, guardate che spettacolo, che bella, molto luminosa. Viene 84 euro, ma come potete vedere non è troppo asciuttina, quindi veste bene anche dei bei seni. Quindi può essere usata su un jeans nero, sotto un tailleur nero per renderlo più sbarazzino, spiritoso, luminoso. Queste sono le magliette nere che fanno sempre la storia, nel senso che poi una volta che iniziate a usarle, le mettete un po' sotto a tutto. Poi vado avanti. Vi voglio far vedere questo abito indossato. Questo è un abito bon ton appena arrivato. Facciamo vedere. Tengo sotto la maglietta così. Allora, dovrei riuscire a metterlo. È un colore raffinatissimo, non è bordeaux, è tra un bordeaux e un viola con tutto in viscosa. Allora, aspetta che non riesco neanche a infilare il braccio. Quindi qua c'è qualcosa da slacciare. Ok, vediamo
Vediamo, magari ho sbagliato la taglia. Tolgo tutto così facciamo vedere anche la lunghezza della. È un abitino bon ton, semplice. Adesso tolgo la gonna se no non rende. Questa cinturina in vita è leggerissima, è una viscosa molto morbida. Questi sono abiti che abbiamo preso. Mi svolgo un attimo di qua perché dovrei alzare un po' tutto. Aspettate. Questi sono abiti che abbiamo preso per adesso, per le occasioni. Guardate, voi dite, ma qui sembra un abito da zia, ma guardate che bello, ha questo spacco laterale molto femminile, lo potete mettere benissimo anche con una décolleté, con una chanellina, però sono quegli abiti che fanno un po' la differenza se dovete andare a una cerimonia. Per renderlo più, non so, prezioso, potreste metterci tutto ciò che tocco, ragazze, cade. Tutto. Potreste metterci una bella cinturina anche nel grigio, che guardate, perché questa abita dentro il grigio, il panna e questo colore. Voi mettete una cintura alta che vi segna il punto vita. Guardate che bello, è raffinatissimo, proprio per chi ama un po' la femminilità e a volte essere anche un po' diversa, perché il bello è a volte abbracciare vari stili. E l'ho preso in questo modello e in questo modello un pochino più svasatino, con questa fantasia cashmere e anche un po' più chiaro, che adesso non vedo, ma sicuro c'è da qualche parte. Comunque è una nuvola indossato, anche se mettete semplicemente uno chanellino 5 cm un po' particolare, sono quegli abiti che scendono dritti, non sapete di indossare, rimangono chiusi, mettete un bel orecchino che valorizza. Comunque è molto molto raffinato. Ecco, volevo farvi vedere sopra quest'abito, subito, così, un cappotto della Flirt. È un cappotto in panno, adesso vi dico anche il prezzo dell'abito, in panno a 149 euro, bello pesantone. Qua ci portiamo avanti per vedere i colori che vi mancano nell'armadio del cappotto, perché se manca un colore, guardate che spettacolo. Questo è un cappotto vestaglia, è caldissimo, color avorio, scende così il collo, tasche bene in vista applicate sopra, morbidoso, due spacchi laterali, bello lungo e va poi sovrapposto e chiuso così, ok? Quindi qua passiamo già al cappotto per l'inverno e ve lo faccio vedere bene, perché ha questo polso, vedete, fissato qui, e potete anche lasciarlo andare se lo volete allungare, quindi nulla di che, però da questa riprende un po' la tasca, vedete che ha questo particolare del grosso della tasca e del polso. È morbidoso, il collo ve lo scalda bene, mamma mia, proprio una nuvoletta, molto molto bello. E questo ce l'ho così e grigio perla. Poi vi faccio vedere invece un altro taglio di cappotto, così mi porto avanti a farvi vedere i cappotti, così ci ragionate se vi piace ancora quello di un anno fa, di due anni fa, se volete scattarlo, perché in questi giorni è il momento del repulisti totale degli armadi. Allora, questo invece è tutto foderato, quello di prima non era foderato, abbiamo il particolare delle maniche, è un altro tipo di tessuto, più sciancratino, questo a me è un po' grande, è un 46, ma è proprio il cappotto lungo. Ok, adesso vado a prendervelo nel nero e ve lo faccio vedere. È il cappotto proprio lungo alla Humphrey Bogart, quelli che rimangono proprio aderenti, un po' più aderentini sul corpo, che non vi fanno vedere nulla e fa tutto il cappotto. Adesso vado a prendervi l'altra taglia, così vi rende anche nel modello. Viene 222 euro. Andiamo a vedere. Allora, questo è un altro ancora, è questo.
eccolo, ve lo faccio vedere nel nero, così, guardate, questa è la giusta vestibilità, quindi cappotto che scende, sciancratino, aderente, intelligenti le tasche che non le hanno fatte così, ma così addirittura, due bottoni, vi segna un po' il punto vita e scende proprio dritto come un abito, siete già vestite, praticamente se voi mettete sopra una fantastica cintura gioiello, siete pronte per andare a teatro, guardate, basta, ciao. Cri, voi arrivate lì così, sotto mettete una cashmiretta trasparentina, basta, non dovete neanche più spogliarvi, potete cenare così, mangiare così, prego, si tolga il cappotto, no, guardi, lasci pure, bellissimo, bello, 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 cintura, gioiello, euro, 16 euro, queste sono anche le... gli accessori pratici veloci che vi cambiano le cose, eh? Anche messo sul pelosetto smanicato sta benissimo. Opla. Adesso vi voglio far vedere invece, aspetta, appoggiamo qui, ok, vi voglio far vedere i jeans che sono arrivati. Ah no, ho ancora un giacchino da far vedere, bellissimo, è un giacchino smanicato ma imbottito, quindi sembra un giubbino, ma non lo è. Sembra un maglione, ma è un giubbino, ecco cosa volevo dire, guardate che bello. Tutto in maglia sopra, con le treccine, con le tasche così, quindi morbidezza di un maglioncino, ed è dentro è tutto imbottito. Se qualcuno ama gli smanicati così come mi hanno chiesto in questi giorni, questo è qualcosa di un po' originale. L'ho preso bianco per dare un po' di luce, quindi lo potete mettere su un jeans, sotto mettete una t-shirt a maniche lunghe o un maglioncino di viscosetta già con i mezzi pesi. Comunque è veramente un po' particolare e caldo, molto soft, viene 99 euro mi pare, 129 euro. Poi volevo dirvi, per le amanti del pantalone che rifaccio sempre, che mi è rientrato il color burro, quindi questo color burro con il risvoltino arriva fino alla taglia mi pare 50-52, solito pantalone, vedete, con questo tessuto che si chiama tessuto cozzo diagonale unito, bello sostenuto, non prende le pieghe del ginocchio che detesto, quindi potete metterlo così, guardate, siete già pronte. A molte sta piacendo tanto il chiaro, quindi pantalone così, mettete sopra la vostra cappa, avete già un look nuovo, diverso, ma sempre molto luminoso. Idem con questo, guardate che bello. Così, mettete sotto una t-shirt nera a mezze maniche, siete già vestite. Andiamo avanti. Perché adesso vi dico, mi sono ubriacata a forza di cercare jeans. Allora, vi faccio vedere i vari modelli che sono arrivati, però poi dovete venire qui perché bisogna vedere come vi calzano, perché sono talmente morbidi che alcuni proprio calzano una taglia in meno. Quindi abbiamo qui questo jeans con la taschina dietro filettata dritta e pantalone strettino sulla gamba e a zampa a 43 euro. Vi faccio vedere i vari modelli. Poi abbiamo il jeans nero tubolare che è piaciuto tantissimo, vita alta, che scende bello lunghetto, proprio dritto, ma non troppo largo, proprio dritto, scende proprio dritto, un po' largo, ma non troppo over. Abbraccia bene qui davanti, non ha le pants, non fa la pancia. 43 euro. Il famoso jeans banana che sta piacendo tantissimo, ma perché piace? Perché rompo le scatole e dico, per favore provalo, no ma io, per favore provalo. Lo provate? Avete un bel fisico, anche se avete l'XL, non avete fianchi, siete belle alte, questi li portate benissimo perché vi valorizzano la vostra forma, quindi vi fanno vedere la vostra gamba che è asciutta. Continuate a coprire tutto, ve l'ho già detto che pian piano vi scopro tutte. Guardate che bello questo, veste benissimo anche qui, non stringe troppo sulla pancia, ma abbraccia bene e in fondo è pizzicato, come potete ben vedere, come i pantaloni necopelle che vi ho fatto vedere, quindi arriva proprio la caviglia. Qua valorizziamo un pochino di più le scarpe.
si vedono proprio di più le scarpe, però è bello, fa un bel culetto, 43 euro. Questo è un altro modello ancora, sempre a zampa, sempre al 39 euro, con la tasca però tagliata a pantalone, vedete a volte cambia il taglio delle tasche, elasticizzato, bello blu. E infine è arrivato a 39 euro il jeans blu dritto. Ok, quello proprio dritto, normale che non aderisce troppo, ma non è troppo largo, va giù proprio tubo, dritto dritto, vestono molto bene, qua basta anche la taglia M e mi pare la taglia S e L, poi bisognerà vederle tutte perché non me le ricordo. Poi ragazze, volevo dirvi, andiamo avanti di qui. Allora, volevo dirvi che vi ricordo i deodoranti di Paillot che piacciono tantissimo perché non danno mai irritazioni, coprono bene, hanno un prodotto all'interno che non fa crescere il pelo velocemente, quindi se fate ceretto o rasate cerca di non farvi crescere troppo il pelo e tiene tantissimo per la copertura degli odori e non crea paciughino. Abbiamo il roll e abbiamo lo spray, va bene sia uomo che donna, questo lo ricordo sempre perché è un prodotto che piace molto. Poi io mi stresso con i miei profumi perché stanno piacendo un sacco. Allora, per chi vuole qualcosa di pulito, pulito, ma tutte le volte li annuso come se non li conoscessi, ma proprio una deformazione. Questo proprio neve, qualcosa di leggero, di bucato, talcato, nuvoloso, polvere di ghiaccio di antica Circe, ok? Made in Italy. Quando lo venite, venite mi dite che mi spruzzi quello che sa di talco, che ne abbiamo due o tre, ma questo è veramente molto delicato, non troppo pungente, buonissimo. Poi vi ripropongo sempre questo che sta piacendo davvero tanto perché entra nel cervello, Gourmand Powder, è rimasta solo la misura grande, ma arriverà anche la più piccola da 50 ml. Vi ricordo le note olfattive: panna cotta, pera, vaniglia, caramello, latte, vaniglia, miele, latte. Quindi abbiamo capito che appena ve lo spruzzo, quella crosticina di crema catalana vi arriva subito in bocca. Poi Sweet Lover, anche questo sta riscuotendo molto successo perché è un profumo sempre a base di zucchero caramellato, ma è un pochino più talcatino, quindi copre e abbraccia chi ama il dolce dolce, ma anche un po' il talcato. Quindi qua avete un profumo che raggruppa tutti e due i gusti. Poi mi sposto su qualcosa di un pochino più particolare, che è una tuberosa ambrata dell'Erbario Toscano. Questa è una tuberosa ambrata che ha all'interno della tuberosa, dell'ambra e del rum. Ma per dirvi, io non avrei mai pensato che sarebbe diventato uno dei miei profumi preferiti, perché io non sono molto un amante dei fioriti, ma quando mi sono messa questa che poi si mescola con l'ambra, vi lascia una fragranza calda, avvolgente, anche un po' sensuale e femminile sulla pelle e vi rimane proprio tanto tanto tanto, proprio prende parte della vostra pelle, è buonissima. Deve logicamente piacere questo mix, ma quando venite, anche se non amate le fragranze fiorite o magari con della tuberosa rosa così, questo provate a farvelo spruzzare che secondo me vi stupisce molto. Mentre questo è Iris, si chiama Fiore Gentile, è a base di iris, di fava di tonka, di mimosa e di pera. Praticamente è una fragranza molto delicata femminile. Qui si sente molto la mimosa. Se amate la mimosa, qui la sentite veramente molto, ma viene poi smorzata e addolcita, quella, diciamo, quella nota intensa che di solito ha la mimosa, viene poi addolcita dalla fava di tonka che è un addolcitore, quindi se
si perde un po' quella mimosa e diventa proprio un fiore gentile. Infine, una fragranza un pochino più aggressiva, calda, femminile, che arriva proprio lì, pan, del tipo ciao, sono qui, è Anima Ribelle. A me piace molto perché ha all'interno delle note calde che però non vanno a toccare il patchouli o delle note legnose. Sembra un'orchidea smorzata da delle note ambrate, quindi è una fragranza tagliente, decisa e non fiorita, dove non spicca il fiore. Infine arrivo, perché adesso c'è il cambio stagione. L'altra volta logicamente voi l'avrete fatto tutto il vostro gommage, come vi ho suggerito la settimana scorsa, per togliere le cellule morte del viso. Voi avrete messo il gommage, poi avrete messo la vostra cremina, poi al mattino vi sarete lavate il viso con dell'acqua, poi picchiettando un po' di tonico e poi rimesse la cremina, sono sicurissima. Quindi adesso che c'è il cambio stagione e quindi si è persa un po' la bronzatura e anche quel caldo fastidioso, io vi invito a venire a provare, ve lo metto io, venite la mattina, vi trucco e poi ve lo tenete su tutto il giorno, così vedete sulla vostra pelle il risultato di questo fondotinta che si chiama Skin Breath, è sempre della linea di Federico Cantelli, che è molto specializzato anche nella creazione di creme molto specifiche che piacciono molto, soprattutto a bava di lumaca, come lo è questo fondotinta, è a base anche di vitamina E, è un anti-age. Ma che cos'ha di bello questo fondotinta? Che per le pelli miste crea un effetto matte, per le pelli secche dà idratazione, quindi vi invito a provarlo, riesco veramente a coprire tutti i tipi di pelle, viene 35 euro ed è un ottimo fondotinta, ne basta pochissimo, vi tiene tutto il giorno e sopra finite il vostro trucco con del brush, della terra, dell'illuminante, con quel che volete. Mi raccomando, sempre quando mettete il fondotinta ricordatevi poi di terminare il trucco, perché il fondotinta è, diciamo, una nota colorata che va anche a curare la vostra pelle, ma è come se una tavolozza bianca voi la faceste diventare magari di un altro colore, ok, di un color nudo, e va a coprire anche le imperfezioni. Però non lasciatemelo solo un pochino di farda appena appena sullo zigomo per dare un po' di taglio al viso, ci mettete 2 nanosecondi veramente, ok? Ragazze, anche oggi io vi saluto, vi ringrazio per la vostra attenzione, spero che sia una bella giornata, lo è di sicuro perché siamo qua, e vi do un bacione grande e vi saluto. Ciao ciao, vi aspetto, se volete venire a provare qualcosa, taglie, non taglie, chiedetemi, se devo appartarvi qualcosa mandatemi un messaggio, che tanto il mio numero l'avete, 347-388-4076, o qualsiasi cosa vogliate chiedermi, scrivetemi un WhatsApp. Vi ringrazio, buona giornata, ciao!